eseguito dei test di solubilità finalizzati alla rimozione graduale degli strati sovrammessi al colore originale. In questo momento il primo grado di rimozione riguarda l'asportazione delle polveri superficiali. Difatti sul bastoncino rimangono questi depositi grigiastri di polvere. Ad una prima rimozione di questi strati ne abbiamo testata una successiva con delle soluzioni in base acquosa che ci permettessero di iniziare ad aprire il primo strato di vernice. La rimozione in questo caso è più lenta, ma ci permette di iniziare a capire la materia pittorica e delle eventuali criticità che già sono state messe in evidenza da tutta una serie di indagini preliminari fatte sull'intera opera, indagini che hanno riguardato delle riprese all'infrarosso che ci permettono appunto di avere informazione su tutto quello che l'artista ha fatto prima di utilizzare il colore, e cioè il disegno del dipinto. In questo caso sono state eseguite delle indagini, delle riprese ottiche all'infrarosso. L'infrarosso ci permette appunto di leggere tutto quanto l'artista ha eseguito prima di utilizzare il colore, quindi la parte del disegno dell'impianto del dipinto, eventuali anche ripensamenti in corso d'opera, come spesso succedeva, con una miscela invece di solventi, anche questa testata. L'apertura di questo spesso strato di vernice che era stato posto nell'ultimo intervento di restauro alla fine dell'Ottocento, una vernice pigmentata, volutamente pigmentata, viene pian piano rimosso. E sul bastoncino vediamo questa colorazione nero-brunastra che è il risultato appunto della rimozione di questo strato. Quello che appare subito evidente è questo cambiamento cromatico notevole, ma soprattutto il riemergere della modalità di stesura della materia pittorica, che è molto ricca e preziosa, dalle lacche utilizzate quasi pure, a questi decori dorati eseguiti con una materia molto molto spessa e degli innalzamenti anche di colore molto molto evidenti. Questa stessa ripresa all'infrarosso viene poi elaborata al falso colore per avere delle prime indicazioni su quali pigmenti ha utilizzato l'artista per il suo dipinto. Oltre alle riprese ottiche, anche l'utilizzo di un microscopio digitale durante la pulitura ci permette un controllo continuo degli strati che stiamo rimuovendo. Molto belli di luce e ombra, in alcuni punti troviamo anche qualche piccolo segno di degrado, come questo piccolo taglio che è stato risarcito nel corso del tempo, che ha deformato anche in qualche modo la tela e che ha provocato anche delle piccole perdite di colore. Nel precedente restauro, nel dislivello che si era provocato durante appunto questo danno, l'avevano colmato con dello stucco. A bisturi andiamo a rimuoverlo perché è lievemente eccedente, piccoli frammenti di colore tornano in luce. Ovviamente poi quando recupereremo con l'intervento sulla tela la planarità del dipinto, questa deformazione non sarà più evidente. Thank you.
azzurro è stato eseguito con un pigmento molto prezioso, il blu oltremare. Per la sua brillantezza veniva infatti utilizzato, abbinato ai fondi oro, proprio perché aveva questa tonalità molto squillante. E la presenza così massiccia in questo dipinto rileva una committenza molto alta, perché lapislazzoli, sappiamo, era un pigmento molto, molto costoso. Ossidazioni, stratificazioni sopra tendono ad appiattire l'opera. Appena tu ti inserisci andando a rimuoverle, non ottieni solo un cambiamento tonale, ma riacquisti il volume del colore, la caratterizzazione proprio della stesura, che è eseguita in maniera estremamente accorta in ogni punto, e quindi cogli proprio ogni lieve innalzamento della materia, che diventa veramente tridimensionale visto da vicino. Oltre alla lacca, no? Bellissima, che vedi, che non potevi assolutamente vedere prima, no? Vedevi un giallo sporco, invece qui c'è una stesura di lacca rossa molto molto bella. Qui hai proprio un cambiamento di superficie che è incredibile.